Io ho avuto la fortuna che Bernardo ha letto il libro molto presto e ha trovato per quella fosse una storia adatta per lui. Lui ha ovviamente molti problemi fisici e quindi aveva bisogno di una piccola storia dove lui potesse in qualche modo lavorarci, e quello che lui voleva soprattutto, che sognava, era una situazione chiusa, proprio perché voleva fare un film che partisse dall'inizio e arrivava alla fine, e non, cioè proprio facendolo in maniera cronologica. E quindi lui ha lavorato sul film mettendo, e questa è la storia di due fratelli che sostanzialmente non si conoscono e che in una settimana chiusi dentro una cantina cominciano a conoscersi, e la cosa che lui a me mi ha molto colpito è che lui proprio ho sentito che mettendo insieme questi due attori che non si conoscevano il primo giorno li ha fatti crescere insieme fino alla fine della storia, in maniera tale che questo rapporto fra fratelli era lo stesso rapporto che legava due attori che non si prestavano. Quindi ha fatto un lavoro quasi sperimentale in questo senso. E per quanto riguarda la sceneggiatura, il problema era che il libro era breve. E quindi Bernardo aveva la sensazione che bisognava aggiungere qualcosa, perché non c'entravamo, non saremmo arrivati a 100 minuti, quindi era... Ed è stata la situazione peggiore della mia vita, proprio peggiore, perché ovviamente a togliere, uno dice, è terribile togliere da un libro, perché dici, tu l'hai scritto, ma come, levi un personaggio, invece si può fare quello, perché comunque tu dentro un libro ci sono le cose che tu tieni di più o quelle che ritieni significative per quel regista. Quando devi aggiungere, dopo che hai finito una storia, tutto quello che fai, tutte le scene nuove, sono accessori, non servono, perché è come se rimbalzassero su qualche cosa che è definito. È come se tu ti costruisci una casa, poi arriva qualcuno e dici, no, ma mettimi in un'altra stanza, e tu dici, ma io qui vivo, questi sono i miei spazi. E quindi tutto quello che noi avevamo scritto in più faceva schifo. E poi a un certo punto Bernardo, proprio girando, si è reso conto che non ce n'era bisogno di dare tutta quella roba in più, quindi è stata tutta tolta, e alla fine stranamente il film più o meno corrispondeva al romanzo e durava il tempo giusto.